Siamo alla vigilia della 20ª giornata di campionato nel girone B di promozione e siamo al telefono col presidente della Folgore San Buceto, Sandro Cacciagrano. La Folgore San Buceto che quest'anno punta probabilmente a vincerlo questo campionato, quantomeno a fare molto bene. Le aspettative sono state rispettate fino a questo momento. La squadra è l'unica imbattuta del campionato ed è prima insieme alla Val di Sangro. E se l'aspettava Cacciagrano questa posizione in questo momento del campionato? Innanzitutto buongiorno e grazie per Buongiorno. l'intervista. Me l'aspettavo, sinceramente no, sinceramente noi abbiamo allestito una squadra amalgamata già dall'anno scorso per fare un buon campionato, sì, abbiamo fatto la squadra per puntare al playoff. L'anno scorso era un anno di transizione, quest'anno volevamo puntare a questo risultato. Adesso siamo primi insieme alla Val di Sangro. Sinceramente per noi è stata una sorpresa, però sul campo ci stiamo accorgendo che la squadra gioca, si diverte e nello stesso tempo ci divertiamo anche noi. Insomma. Io penso che meritiamo la posizione attuale perché siamo l'unica squadra imbattuta, sì, ci sono tanti pareggi, però siamo l'unica imbattuta. Quindi non dico che siamo la migliore, sinceramente. Non ci aspettavamo di stare al primo posto, però di fare un bel campionato era sicuramente l'obiettivo della società, insomma. La difesa è il vostro punto di forza, indubbiamente. Siete quella che ha subito meno reti, 9 gol. Sì, questo è uno zoccolo duro, anche l'anno scorso siamo stati insieme alla Val di Sangro la difesa più forte del campionato, però quest'anno diciamo che anche l'attacco non gli è da meno. Adesso siamo partiti un po' alla chetichella facendo pochi gol, però nelle ultime partite la squadra si esprime molto bene anche in attacco. Il centrocampo pure fa il suo dovere, anche se abbiamo una defezione ormai da parecchie giornate di un cardine del centrocampo che è Lorenzo Calabrese, che purtroppo è infortunato già da parecchio tempo, però piano piano sta tornando a disposizione del mister. Quindi diciamo che la squadra è puntellata in tutti i reparti. Come ho detto anche in altre occasioni, non abbiamo grossi nomi, non abbiamo giocatori che hanno vinto tante campionate, anzi forse non l'ha vinto nessuno il campionato, però è una buona squadra. Non sei senza prime donne, sono tutti ragazzi volenterosi, si divertono, giocano. Ci stanno dando tante soddisfazioni. Diciamo che una prima vittoria già l'abbiamo avuta noi in questo senso perché ci stanno dando tante soddisfazioni. Come va a finire, insomma. La vittoria di domenica a Silvi è importante perché il Silvi, nonostante sia in zona playout, comunque rimane un'ottima formazione. Sì, il Silvio è una buona squadra, però noi domenica siamo entrati determinati in campo e già dopo 10 minuti eravamo in vantaggio di 2-0. Abbiamo sfiorato ripetutamente il 3-0, ci sono stati due rigori clamorosi, ma clamorosi nel vero senso della parola, che l'arbitro in qualche modo era coperto, non ha dato per i suoi motivi, insomma. E nel primo tempo, se la partita finiva 3-4-0, non avevamo rubato niente, ma anche nel secondo tempo siamo ripartiti concentrati fino alla fine. Lui d'altronde hanno avuto poche chance perché abbiamo concesso poco. Come hai detto tu, la nostra difesa è il nostro punto di forza. Domenica mancava il capitano Brioschi, che è uno dei cardini della difesa, eppure non ce ne siamo accorti perché i ragazzi si sono comportati al massimo, tutti bene. Quindi loro hanno segnato al 46esimo del secondo tempo. Quindi secondo me non c'è stata partita. Qui poi il risultato è un po' striminzito per quello che abbiamo espresso in campo. Pur ritenendo che il Silvio è una buona squadra, atleticamente, fisicamente ci ha messo in difficoltà perché hanno combattuto fino alla fine, insomma. Quindi è stata una bella partita, aperta. Sinceramente sul campo siamo stati più forti, insomma. La vittoria della Val di Sangro con il passo Cordone taglia fuori quest'ultima dalla lotta per il primo posto oppure può reinserirsi l'11 di Natale? No, assolutamente no, assolutamente no. 5 punti non sono niente. Sono 2 partite. Passacordone rimane una delle squadre più forti, più attrezzate, insieme alla Val di Sangro, anche all'Ortona.
Quindi il campionato, il girone di ritorno è appena iniziato, sono tanti tanti punti a disposizione, il campionato è apertissimo, insomma, tutte le squadre possono dire la sua. Qualche sorpresa nell'ultima giornata a livello di risultati o tutto prevedibile? Ma è tutto prevedibile, mi fa piacere, mi dispiace per l'amico Bassi, ma mi fa piacere per l'amico Castellano, che del Pema del Penna lo sapevamo, un'ottima squadra. La Flacco, anche se in estremis, ha vinto col Fossa Cece, pure il Fossa Cece, sono tutte squadre che daranno fastidio a tutti, che saranno in zona playoff, ma quest'anno, le dico la sincera verità, non ci sono squadre cuscinette, non, nel senso, anche se la squadra che sta ultima, lo Scafo e l'Auretum, abbiamo visto già in precedenza che hanno dato più la torcia a squadre più blasonate, a squadre che stanno in classifica ben posizionate, quindi... A vedere delle sorprese è difficile, non ci saranno sorprese. Tutte le domeniche il risultato è in bilico fino alla fine. Quindi è un campionato abbastanza livellato, anche se ci sono tre tronconi in questo momento, però non è una cosa scontata, insomma, ecco. Nella prossima giornata, secondo lei, Cacciagalano, più difficoltosa la vostra gara interna con il Torre Alex o la trasferta della Val di Sangro a Scasa? Le squadre, le partite sono tutte difficoltose. Noi con la Torre Alex purtroppo non abbiamo una buona cabala. Nell'andata abbiamo pareggiato 1-1 dopo aver sfiorato ripetutamente il secondo gol. La partita doveva finire in goleada, alla fine abbiamo pareggiato 1-1. Così è stato anche in Coppa Italia con lo stesso copione. Quindi le partite fin quando non hai messo, fin quando l'arbitro non dà il fischio finale, non si può dire mai niente. Le partite sono tutte difficile, anzi, le dirò di più: sono più difficili queste partite qua, che a livello psicologico uno potrebbe mollare un po', che la partita, che lo scontro diretto, diciamo, perché lo scontro diretto ci si va concentrati diversamente. E qui stiamo facendo un campionato di promozione, quindi non è che ai ragazzi gli si può chiedere la concentrazione per 34 partite sempre allo stesso modo. Noi ce la mettiamo tutta. È normale che non fa fede la classifica quando si gioca in questi campionati. Si deve stare concentrati fino alla fine. Sono, secondo me, la difficoltà è per entrambi, sia per noi che per la Val di Sangro, perché queste squadre che lottano per salvarsi mettono più cuore, non lo so, ci mettono tutti, e poi quando giocano con le capoliste tutti la vogliono fare bella figura, quindi per noi sarà sempre difficile, come lo sarà per la Val di Sangro, ma come lo sarà anche per il Passo Cordona, il Sortona e via dicendo. Per chiudere, quali sono le sorprese in negativo e in positivo di questo campionato finora? Ma diciamo che sì, in questa ultima fase di campionato un po' la sorpresa, diciamo, in negativo, diciamo, non proprio negativa, anche perché sta lì a 30 punti il Castello, che mi sembrava, noi l'abbiamo incontrato in casa, mi è sembrata una squadra molto forte, ben attrezzata, adesso sta perdendo qualche colpo, però io penso che si riprenderanno. A livello di Suce, sinceramente, il Penna mi ha fatto un'ottima impressione. E anche la Flacco, quindi, ma veramente mi ha fatto una buona impressione il River, che adesso c'ha pochi punti, però noi quando abbiamo giocato a Chieti, il River è stata una delle pochissime squadre che ci ha messo in vera difficoltà. Quindi il campionato è strano, tutte le partite sono difficili, quindi siamo stati a Goriano Sicoli, anche lì abbiamo pareggiato al 90°, quindi la squadra. Ci sono tutte le squadre, sono tutte buone squadre, tutte attrezzate, quindi grosse sorprese in negativo non ci sono e grosse sorprese in positivo neanche, perché la Val di Sangro si sapeva, il Passo Cordone Pumura, cioè le squadre che erano più accreditate stanno lì.